Non è casuale che siamo nati qui. Qui tutti hanno lavorato i campi per secoli. Da qui è nata la meccanizzazione agricola italiana. Questa è l'officina da cui siamo partiti. Vieni che ti faccio vedere una cosa. Una volta le cose si facevano in modo artigianale, oggi più industriale. Noi abbiamo iniziato così. Nel 1973, dopo tre generazioni, siamo ancora qui con una produzione industriale, ma con la cura tipica delle piccole officine meccaniche. Li chiamiamo travi e li facciamo solo noi. Servono per la saldatura robotizzata dei nostri pezzi. Non esistono gran progetti o manuali per realizzarli. C'è solo la tanta esperienza dei nostri meccanici. Ogni trave è unico, pensato per quella macchina e per quei pezzi. Vedi qui, verniciamo anche l'interno dei pezzi. Qualcuno mi ha chiesto, scusa ma che senso ha verniciarli anche dentro? Per evitare la ruggine, perché le macchine devono durare nel tempo. Travi e verniciatura interna sono solo due esempi, ma volevo farteli vedere per farti capire che per tanti aspetti siamo rimasti artigiani. Sul mercato ci sono un sacco di attrezzi che sembrano somigliarsi, ma ci sono grandi differenze nel modo di produrli e di rendere standard la qualità. Qui progettiamo le nostre macchine. Qui controlliamo che i componenti siano esattamente come devono essere. Ecco, guarda, qui è dove assembliamo le nostre macchine. Vedi, queste fino a tre anni fa erano tutti sparsi ovunque. Adesso li abbiamo appesi, così eviti movimenti inutili, eviti di cercarli, evitiamo movimenti sbagliati. Tutte queste macchine saranno spedite nel mondo, saranno pezzi della nostra storia.